è oggettivamente una sentenza. Sulla sua strada su tutte Shaina Jack, un atleta che tu hai giustamente ricordato come una staffettista, seppur di lusso, che sta cercando di liberarsi di questa etichetta, e qua l'ha fatto fino adesso in maniera eccellente. È la sua prima però occasione di farlo anche in prova individuale. Finale mondiale 50 stile libero dall'alto al basso: McKeon, Cheng, Zhang, Sjostrom, Jack, Feitzil, Coleman, Steinbergen. Giù dal blocchetto di partenza Sara Sjostrom in corsia numero 4, duello contro l'australiana Shaina Jack. Lo stacco di Sara Sjostrom a 0,63 a 0,68, quello della Jack. Sara Sjostrom dai 25 metri comincia ad aumentare pesantemente la propria progressione, cerca di resistere e cede adesso Yufei Zhang. Sara Sjostrom contro il cronometro, Sara Sjostrom per un'altra doppietta storica, 23,62, e la regina conferma di avere la corona ben salda sulla testa. Poi Shaina Jack, che è riuscita nel finale a superare la cinese Yufei Zhang, quindi definitivamente grande anche in gara individuale l'australiana. E poi Yufei Zhang, che è per l'ennesima volta atleta solidissima. Beh, Zhang è eccezionale, Shaina Jack è una partenza non certo all'altezza del suo status di sprinter, e Sjostrom è un errore. Scusa, ieri a un centesimo, esatto, dal suo record del mondo. L'errore che doveva notare ieri 62, oggi 61, e questo le è costato teoricamente un record del mondo e anche quello che comporta come assegni della manifestazione. $30,000 statunitensi per dovere di cronaca. Però una grandissima prova, un campionato per lei gigantesco. La conferma sul 50 delfino, lì nessuno aveva dei dubbi, e la conferma sul 50 stile libero, che già era più in discussione, ma soprattutto un progresso. Lei ha detto miglioro poco, ma quando miglioro faccio il record del mondo. E devo dire che vederla nuotare in questo modo è uno spettacolo unico, è di una potenza, di una continuità, di una solidità, e in questa occasione, in questo campionato, per la prima volta completamente serena e libera, e da questo vengono le prestazioni che lei ha segnato.